Grazie intanto per essere presente alla nostra conferenza stampa. Io sono Alessandra Ghirotti, CGL di Como. Come CGL, ma non solo, insieme a molteplici realtà che non nominerò singolarmente e individualmente perché, come avete visto nel comunicato stampa, sono presenti e sono moltissime, e questo sta a significare che il tema della sanità in Lombardia è un tema che interessa moltissime realtà che hanno a cuore e che si vogliono curare della Lombardia, della sanità in Lombardia. L'iniziativa che appunto ha come titolo La Lombardia si cura ha l'obiettivo di raccogliere firme su una serie di tematiche che riguardano appunto il tema della sanità in Lombardia, che è sotto gli occhi di tutti, vive una condizione di grave disagio e di difficoltà. Questa condizione è dovuta a scelte evidentemente di tipo politico che nel corso degli ultimi 30 anni hanno caratterizzato il sistema sanitario in Lombardia. La pandemia del Covid del 2020 è solo uno degli elementi che ha messo in difficoltà il sistema sanitario, ma la realtà è che questo sistema sanitario sostanzialmente non regge. Tra i punti che come realtà delle enti promotrici dell'iniziativa abbiamo ritenuto più importanti e gli elementi su cui porre l'attenzione, quindi la raccolta di firme, la petizione va proprio in quella direzione, sono in primo luogo il tema delle liste di attesa e quindi l'istituzione di un centro unico di prenotazione. Io faccio un esempio personale perché finalmente settimana prossima riuscirò a fare una visita il 12 di marzo, prenotata il 13 di aprile 2023, quindi dopo quasi un anno. È una visita ginecologica, andrò all'ospedale Sant'Anna, però ci vogliono 11 mesi, quasi 12 mesi per una visita di questo tipo, quindi questo elemento è il primo che presento proprio anche a livello personale come motivo di disagio. Nel mio caso non era una visita urgente, ma il problema è che le persone che vivono nel nostro territorio spesso hanno bisogno invece di visite urgenti e la condizione è quella di non trovare le prestazioni. Tra l'altro, con un investimento molto importante da parte di Regione Lombardia per ridurre queste liste di attesa, un investimento economico che va però non solo nella direzione del servizio pubblico, ma anche in buona parte nella direzione del servizio privato, quindi degli enti e dei soggetti accreditati, che però non riescono comunque a dare risposte soddisfacenti. Quindi questi sono i primi due punti, quindi l'abbattimento delle liste di attesa e la costituzione di un centro unico di prenotazione a livello regionale che sia davvero funzionante, perché quello che esiste oggi non ha quella funzionalità. C'è il tema dell'utilizzo dei medici a gettone, i medici non dipendenti, che è in questo caso una tematica che caratterizza proprio la Lombardia, nel senso che in questo caso ci sono questi medici che non sono dipendenti, che non sono stabilizzati e su cui invece è necessario provare ad andare in un'ottica di stabilizzazione, perché la crisi dal punto di vista sanitario è determinata non solo dalla fuga di chi nell'ambito della sanità pubblica in particolare c'è da tempo e non regge più dal punto di vista organizzativo, ma anche dal fatto che non entrano nuovi soggetti. Quindi questo punto della petizione ha l'obiettivo di sottolineare proprio questa tematica e sensibilizzare su questi temi. C'è poi la parte delle residenze assistenziali e per anziani, dove da una parte si ragiona sui servizi più in generale per gli anziani, quindi anche di tipo abitativo, anche di tipo assistenziale, come appunto l'assistenza domiciliare, i LADI, la presenza di servizi e di comunità che si prendano cura delle persone che hanno dei bisogni particolari e specifici.
Inoltre, in particolare rispetto alle rette delle RSA e delle strutture di tipo sociosanitario, c'è anche tutta la questione su cui vorremmo provare a, con questa petizione, a sollevare la tematica e a cambiare un po' il sistema della quota sanitaria e quota sociale, perché una buona parte della retta delle strutture è a carico delle famiglie, quindi con un carico dal punto di vista economico molto elevato, così come sono saliti i prezzi nei negozi, sono salite anche le rette e inizialmente quel costo viene poi a pesare sulle famiglie. L'ultimo punto dei cinque, vuol dire fulcro della petizione, riguarda invece i servizi territoriali. Dopo torno al tema che ho affrontato anche collateralmente all'inizio, dopo la pandemia si è come dire, ragionato sulla necessità di avere una presenza sul territorio di servizi che funzionino, in particolare di tipo sanitario, come risposta ai bisogni sanitari e per evitare che sia tutto sostanzialmente ospedalocentrico. La realtà è quella che Regione Lombardia ha studiato le due forme, la casa di comunità e l'ospedale di comunità, ma la realtà è che ancora si è come dire, costretti, passatemi in termine, ad accedere per forza alle aziende ospedaliere per avere determinati servizi. Gli infermieri di famiglia, che sono quelli che dovrebbero presidiare il territorio, sono troppo pochi. Ci sono, visto che abbiamo appena fatto la conferenza stampa sull'8 marzo, sull'iniziativa dell'8 marzo, c'è anche tutto il tema della salute sessuale, della medicina di genere, dell'accesso ai consultori, della riduzione importantissima in Regione Lombardia del numero di consultori pubblici, che in passato erano un fiore all'occhiello, perché questo era la Regione Lombardia, e che oggi rischiano di diventare, scusate, faccio un paragone con un'altra regione, ma è stato qualche giorno fa, c'è stato un servizio proprio da Formiglia, Piazza Pulita sull'Abruzzo, dove per un'interruzione volontaria di gravidanza devi andare in ospedale e non sempre riesci ad avere la pastiglia l'RU, perché lì c'è una norma che prevede l'obbligo di andare in ospedale e non nel consultorio, che è il luogo invece deputato per accogliere le donne che vogliono interrompere la propria gravidanza. Quindi con tutto rispetto ovviamente per l'Abruzzo, perché non è una gara a ribasso, però il rischio è quello che anche in Lombardia, a fronte di queste riduzioni. Quindi questi sono alcuni esempi, alcune tematiche che rientrano nei cinque punti principali della rivendicazione e i motivi per cui si è costituito il comitato La Lombardia Sicura e siamo qui oggi per promuovere l'iniziativa. Ricordo che in tutte le sedi della CGL, poi chi interviene poi farà la propria comunicazione, è possibile firmare la petizione, quindi basta entrare e chiedere di poterla firmare, e verranno organizzati nel corso delle prossime settimane dei banchetti per raccolta firme in luoghi simbolici, quindi gli ospedali per esempio e altre realtà della provincia di Cuneo. Spero di non aver dimenticato nulla, lascio la parola a Paolo Rosso di Ghiacci. Dunque, io sono dell'Arci regionale, mi chiamo Giampaolo Rosso e prima di tutto volevo riportare un po' l'immagine che stiamo vedendo, che ha per noi un grande significato, sia per il termine sicura, che come sappiamo ha il doppio significato di prendere sicura e quindi in qualche modo deve sviluppare la possibilità del benessere, perché più che di sanità a noi piace parlare di salute, di prevenzione, di sviluppo dello star bene da ogni punto di vista, ma vuol dire anche sicurezza, perché riteniamo che i regimi sempre più sicuritari la vera sicurezza sia appunto nei diritti, e quello della salute è tra i principali. L'altra cosa che brevissimamente vorrei illustrare è il logo. Il logo, come vedete, è un'immagine stilizzata della Lombardia, ma è anche una costellazione, vuole dare l'idea di un soggetto che è un soggetto di rete ed è un soggetto che guarda lontano, guarda dal particolare della tragedia che
è bene ricordarlo, è stata determinata in parte, 47.000 morti lombarde della pandemia sono in parte state determinate da disfunzione nel sistema sanitario. Vogliamo dire che con un sistema sanitario migliore nessuno sarebbe morto, ma calcoli abbastanza ragionevoli ci fanno pensare che forse una buona parte di quei 47.000 sarebbero ancora nostri concittadini lombardi. L'idea di questa è un'azione di cittadinanza attiva prima di tutto, e quindi si sviluppa certamente nella raccolta delle firme, che anche nel caso dell'ARCI, in tutti i circoli dell'ARCI, ma noi riteniamo complessivamente di essere estremamente capillari nei territori. Quindi poi faremo, come si è detto, i banchetti, perché è giusto che ci sia anche una visibilità, diciamo, esterna, ma l'insieme delle organizzazioni che io non cito, ma abbiamo un elenco ovviamente sul sito che stiamo vedendo, ci sono tutte le informazioni del caso, è estremamente capillare nel territorio, e quindi sono centinaia, anche in provincia di Como, i luoghi dove potremo firmare. Ecco, aggiungo solo un'altra cosa, innanzitutto facendo notare che in questa logo i nodi della rete sono tutti uguali. Questo per noi dell'ARCI è molto importante, perché noi abbiamo voluto fin dall'inizio che questa grande azione di cittadinanza attiva fosse condivisa da associazioni e da partiti insieme, perché il punto di vista nostro, ma direi unanime in questo gruppo, è che la società civile comprenda i partiti. Avrei invece qualcosa da dire, ma non è oggetto di questo, degli aspetti militari che per l'ACI non sono particolarmente civili, ma è una posizione solo mia ovviamente. Quindi una società civile in cui i nodi sono tutti uguali, dalle organizzazioni più piccole a quelle più grandi, e partitiche o associative di studio o di azione, sanitarie e non, ma tutte focalizzate nell'idea che il sistema sanitario va fortemente modificato. Noi lo volevamo modificare prendendo, come dire, la bestia dalle corna, no? E avevamo ipotizzato l'ipotesi di un referendum. E qui, come ARCI, noi abbiamo il punto della Costituzione come principale elemento della nostra azione. La Costituzione preveda che i poteri locali possano essere discussi. In Lombardia è accaduta una cosa gravissima. Abbiamo presentato una domanda, richiesta di referendum, ovviamente con tutti i crismi delle legalità che erano necessari, l'abbiamo presentata e abbiamo scoperto che in Lombardia non c'è l'organo di controllo autonomo dalle maggioranze e dalle minoranze per verificare la fattibilità di un referendum. In Lombardia non c'è, non è stato proprio nominato il soggetto imparziale, per quanto possibile in politica, che dovrebbe verificare se un referendum va fatto o non va fatto. Pertanto, non essendoci l'organo deputato, non essendoci l'organo deputato, è stata affidata la verifica dell'ammissibilità a un fantomatico ufficio di presidenza, che ovviamente, come potete immaginare, è lo stretto controllo dell'esecutivo in questo momento in carica. Noi ci siamo appellati e abbiamo solo ottenuto che lo discutesse il Consiglio. Il Consiglio regionale di Como a settembre ha deliberato che non ci fosse il diritto dei lombardi di andare alle urne e decidere, non solo andare alle urne, ma nemmeno di raccogliere firme. Noi ne avremo sicuramente raccolte, come la maggioranza sa, e quindi è una evidente violazione del diritto dei cittadini lombardi, che non contano nulla nonostante siano garantiti dalla Costituzione. A proposito della Costituzione, dico solo una cosa,
perché la nostra proposta può essere mal interpretata. Noi siamo perché la pianificazione